Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: «Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco, ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna, e non andranno perdute in eterno, e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio, che me le ha date, è più grande di tutti, e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola». Siamo alla quarta domenica di Pasqua, la domenica del Buon Pastore, perché ogni anno la Chiesa in questo giorno ci presenta appunto l'immagine del Signore risorto che diventa Buon Pastore del suo gregge. Questa attenzione, questa premura, questa cura quindi sono al centro di questa giornata. Ma oggi è anche la giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, questa giornata che ha più ormai di 50 anni fissata da Paolo VI e la domenica dove appunto il Signore ci chiede a tutti quanti, non solo ai preti, alle suore, ai missionari, ai vescovi, al Papa, a tutti, di essere un po' buon pastori dell'altro, ognuno nella sua appunto chiamata, vocazione, chi è sposo appunto nei confronti di sua moglie e dei suoi figli e quindi anche la sposa, lo stesso, chi appunto anche professore, docente nei confronti dei suoi alunni, anche tu che sei benzinaio e metti la benzina nei confronti di quelli che vengono, puoi salutarli con un sorriso in più, far sentire la gioia appunto di incontrarli. In tutto questo e in tante altre cose, ognuno è un po' chiamato ad essere buon pastore dell'altro, a condurlo cioè dove c'è il senso vero delle cose, a non ingannarlo, a mostrargli con la propria vita anzitutto come si fanno scelte che danno peso e spessore alla propria esistenza. E allora torniamo al nostro cammino pasquale. Ogni domenica ci sta accompagnando uno dei sensi, dei cinque sensi. Oggi ovviamente da questo Vangelo non possiamo che prendere il senso dell'udito. Abbiamo sentito: le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Quasi che Gesù ci dice: stai attento, tu seguirai chi ascolterai. L'ascoltare è diverso dal sentire. Il sentire è semplicemente lasciare che una frase, una parola, un vociare in mezzo alla piazza entri per le nostre orecchie e poi va via come se nulla fosse. L'ascolto invece è far entrare una voce, un qualcosa che ci viene detto nel profondo. E allora alla fine io seguirò ciò che ho ascoltato. Facciamo un esempio in negativo. Se io ascolto un rimprovero e me lo metto dentro e gli faccio fare strada a quel rimprovero, no? Che si va tanto a radicare nel mio cuore da essere qualcosa di pesante, è normale che io poi seguirò quel rimprovero in negativo prima di tutto, no? Perché seguirò la rabbia che viene dall'aver ricevuto quel rimprovero, ma poi speriamo anche in positivo, perché se è vero ciò per cui sono stato rimproverato, cambierò. Oppure, se io ascolto la voce felice, no, di una persona che magari non sento da tanto tempo, quella voce entrerà nel mio cuore, si farà strada, e allora anche se avrò un momento brutto basterà ricordarmi di quello che mi è stato detto e un po' il sorriso mi ritorna, un po' di serenità riaffiora, e allora io seguirò chi ascolterò. Ecco allora che per seguire veramente Gesù devo ascoltare Gesù. Devo fare in modo che le sue parole mi scendano in profondità, che divengano così luce pasquale per la mia vita. Ma allora il Signore ci chiede, anche girando ancora una volta, no, la moneta, vedendo l'altra faccia di questa moneta, di stare attento a ciò che io ascolto. Perché non è giusto che qualsiasi cosa che mi venga detta si faccia strada dentro di me e prenda possesso del mio cuore, no. Ciò che è giusto che faccia strada e prenda possesso del mio cuore, ben venga. Altrimenti io devo essere attento a ciò che ascolto, a ciò che si vuole intrufolare dentro di me, magari per portarmi tristezza, agitazione, rabbia, no. Il Signore è voce buona, è voce bella, che mi vuole sempre sollevare. E allora tutto ciò che ha questo sapore di sollevamento viene da Lui, che è il Buon Pastore.
Tutto ciò che invece ha il senso, il sapore di un abbassamento, di una distruzione, di una depressione, non viene da lui, io non devo ascoltarlo. Perché se ascolto queste voci, è normale che non segua il buon pastore e seguirò magari un mercenario, dice sempre Gesù nel Vangelo, che mi porterà magari dai lupi, che mi divoreranno e mi toglieranno la serenità, la pace, no. Gesù è colui che ha ascoltato, mi dona gioia. Chiediamo allora al Signore di purificare il nostro udito, che venga Lui con la forza della sua Pasqua a togliere tutte quelle voci negative che tante volte con superficialità abbiamo fatto entrare dentro di noi, e la voce della sua gioia, della sua risurrezione ci faccia uscire fuori dai nostri sepolcri e ci faccia seguire quell'unica voce che è la sua, che ci porta ai quieti pascoli, dice il Salmo, cioè dove è la nostra vera gioia. Buona domenica.